Nella sua vita ha donato più sapore al parmigiano, a Verona ha dato più dolcezza al panettone, a Torino ha saputo domare per anni un toro inferocito, in Russia li ha sciolti dal consueto freddo polare, a Siena perfino i cavalli lo ammiravano con beltà de regale, a Catania placò il fuoco che arde costantemente nei cuori siciliani ed infine a Bari e Salerno anche il mare si fece ammansire. Non pensate a un dio, ma ad un essere umano fatto calciatore che campeggia nella terra, ovvero Alessandro Rosina. Bentornati alla Rafa TV e un grande saluto all'ospite di giornata, Alessandro Rosina. Ciao Ale. Ciao, ciao, grazie per l'invito. Grazie mille a te e ovviamente un caro saluto a Mariano Izco. Ciao Maria, grazie ancora a te. Ciao ragazzi, ciao. Mbappé. Mbappé ha rinnovato per 3 anni, fino al 2025, 50 milioni di euro netti all'anno, un bonus fedeltà alla firma di circa 120-130 milioni, poi lì ancora non si sanno i dettagli ufficiali, e il 100% di gestione dei suoi diritti d'immagine. Ma io ti posso fare degli esempi, magari ho fatto alcune, ma per rendertela più tragicomica, la circostanza, ho fatto alcuni calcoli, un triennio sono 1095 giorni, comprese le vacanze, 201.000 euro al giorno, 8.375 euro l'ora, 2,32 euro al secondo. Praticamente ogni battito di ciglio, ogni respiro, lui guadagna almeno un euro. Senza conteggiare ovviamente né sponsor né diritti d'immagine. Quindi ad esempio una Ferrari Roma al giorno, 238 iPhone 13 al giorno. Insomma, 62 yacht da 30 vetri in 3 anni. Possiamo andare avanti. Io volevo dirti, intanto 120-130 milioni di euro alla firma per un bonus fedeltà. Ma di quale fedeltà parliamo che sta mandando al Real Madrid? Come ti dicevo prima, cioè il motivo per cui poi lui è riuscito a rimanere lì è proprio questo tipo di trattativa che poi è riuscito a imbastire col Paris Saint-Germain. Cioè era l'unico modo per fargli fare il rinnovo, perché anche in questo caso qua, come quello precedente appunto di Dybala, parliamo di un giocatore fenomeno, però che arriva a scadenza di contratto, e quindi a scadenza di contratto tu società sai di andare tra virgolette, cioè a perdere quei 150-180 milioni, no? dalla cessione, e alla fine gli rinnovi, e però giustamente il giocatore ti chiede quello che secondo me, cioè, gli avrebbe poi dato il Real Madrid pagandolo zero. Chiaramente Mbappé diceva, cioè io vengo a Real Madrid, firmo con te, chiaramente gli ipotetici 200 milioni che dovevi dare al Paris Saint Germain, chiaramente me li trasferisci a me sul contratto. Quindi lui dice, io vado di là e faccio così, se volete tenere qua sentiamo che cosa avete da offrire. Comunque Ale, la scelta sempre è allora per soldi, perché se tu vuoi crescere, che vuoi essere felice, che vuoi andare al Real Madrid, cambiare, dove sai che vai a lottare per tutto, perché tu prima non volevi rimanere sapendo che c'è Neymar, che c'è Messi, quindi adesso a te non ti ha convinto il progetto, ti ha convinto che ti hanno dato più soldi. Ma certo, stiamo parlando che però è esagerato, questo è troppo esagerato, questo dei soldi, però troppo. Io sinceramente questa invece scelta, come dicevi tu, la capisco tra virgolette poco, perché se io devo scegliere in questo momento qua, dopo anni che ho fatto il Paris Saint Germain, dopo quello che comunque ho visto, non avrei dubbi ad andare a Real Madrid, perché come dicevi tu, cioè vado in una squadra, in una liga molto più competitiva, in una squadra che comunque, cioè, negli ultimi 5-6 anni ha vinto 4 volte la Champions League. E poi, cioè, sinceramente sì, ok, ti dici, guarda, è una questione di soldi, ma perché, scusami, cioè, fosse andato tipo a Real Madrid, cioè, allora sono 50 al Paris Saint Germain e ne prendeva forse quanti, 45 al Real Madrid, sì. A parametro zero. Sì. Quindi non so cosa lo ha spinto veramente a rimanere lì, e anche consapevole del fatto, come diceva Mariano prima, che a Real Madrid andava comunque a mettersi in mezzo in un progetto con Vinicius, Benzema, Mbappé, quindi tre perle davanti lì. Qua al Paris Saint-Germain sa di giocare, ma sa che comunque, cioè, forse anche mediaticamente parlando, rimane comunque sempre dietro sia a Messi che a Neymar, che comunque chiamano di più e richiamano più appeal di lui.
Quindi un po' strana sta questa decisione sua di comunque di rimanere. Non la capiremo, e sicuramente nei prossimi anni ne capiremo di più, perché qualcosa accadrà sicuramente, non finirà qui, è solo il primo capitolo. Sì. Il calciomercato vissuto e raccontato dai giocatori. Questo accade solo alla Rafa TV. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanellina e di non perdervi più nessun'altra puntata. Grazie mille a tutti voi, grazie mille Ale per essere stato qui con noi quest'oggi. Grazie mille dell'invito e a presto, un abbraccio. Grazie mille a te. Ciao Maria, sempre un piacere averti. Ciao ragazzi. Ciao, grazie a voi. Saluti. Ciao.